Beh, quante cose che abbiamo da dire, quanta ciccia sul fuoco, quanti argomenti di cui discutere. Veramente non mi aspettavo una conferenza stampa così pirotecnica nella conduzione e con così tanti argomenti. Prima frase della conferenza: Vlahovic e Chiesa non ci sono, però la squadra sta bene. Vi ho messo tutto, ho provato anche a imitare la mimica facciale di un Allegri visibilmente contrariato e deluso per la situazione. Il 7 e il 9 non ci sono. I due giocatori leader nella Juventus dal punto di vista tecnico, due giocatori che sono andati più in gol in queste prime 7 partite. Mancherà tanto alla Juve e già questa sarà una grande, grandissima problematica. E per come mi è parso di capire essere l'approccio della Juve di questa stagione, sono molto preoccupato, perché basta dare un'occhiata alla classifica marcatori interna della Juventus e non rimangono in tanti giocatori, tolti Chiesa e Vlahovic, ad essere andati in gol. Non ce ne sono tanti, quindi crociamo le dita, perché temo che sarà molto molto complicato, anche perché veniamo da due partite, le ultime due, dove non ha segnato né Chiesa né Vlahovic. L'1-0 con il Lecce, appunto, un gol da parte di Milik, e lo 0-0 con l'Atalanta, dove non ha segnato nessuno. A Sassuolo sì, Chiesa era andato in gol, ma gli ultimi 180 minuti nessun gol dei due attaccanti, quei due lì. Ken e Milik, che dovrebbe essere la coppia più probabile, diciamo così, perché c'è anche Yıldız nel discorso, soltanto Milik è andato in gol, appunto, nella vittoria per 1-0 con Lecce. Ed è l'ultimo gol segnato in casa dalla Juve. Secondo me sarà molto molto tosta. Yıldız è pronto per giocare. Devo valutare domani chi mettere in campo. Tutti quelli a disposizione sono pronti per giocare il derby, che per noi sarebbe un altro passettino avanti in classifica. E poi fanno sapere ad Allegri che Pogba ha avuto l'esito, confermata positività. Anch'io l'ho imparato durante la conferenza stampa. Non avevo ancora visto nessun tipo di notizia. E Allegri dice: non sapevo su Pogba, aspettiamo l'esito di quello che sarà il continuo. Dire ora non serve a niente, umanamente mi dispiace per Paul. E qua credo che Allegri abbia avuto la reazione che avrebbe avuto chiunque al suo posto, non sapere che parola utilizzare. E anch'io avrei fatto esattamente come lui, l'avrei buttata sull'umano, e quindi il rapporto umano che si crea e che si vuole mettere in evidenza. Sorpreso dalla conferma della positività? No, perché ne avevamo già parlato, sapevamo benissimo che le controanalisi sarebbero state effettuate su un campione comunque prelevato precedentemente la stessa sera. E quindi se Pogba quel farmaco, quella cosa l'aveva presa, l'aveva assunta, le controanalisi non potevano essere nient'altro che positive. Ora Pogba avrà la possibilità di presentare una memoria difensiva, ma temo che alla fine non finirà bene per Paul Abil Pogba. Temo. Abbiamo Ken, Milik e Yıldız. Anche Rabiot è uno che fa gol. Fagioli, Miretti ne faranno, soprattutto inizierà a farne Fabio. E qua c'è la prediction, la profezia. Domani vinciamo 1-0 gol di Miretti. Allegri ha predetto il primo gol di Miretti con la maglia della Juventus. Domani Miretti segna al 100%. Al 100%. Poi abbiamo dei difensori che solitamente attaccano la porta. L'importante è fare una bella prestazione, sicuramente all'altezza di un Torino arrabbiato che sarà difficile da affrontare. Le squadre iurici sono forti fisicamente e ci sarà da battagliare. Solitamente quando affrontiamo una squadra come il Toro, questa è la descrizione che ne fa Allegri. Non c'è da stravolgere, non ci sarà un cambio modulo. Sono cose che si provano, magari durante le partite o magari più avanti. Secondo le caratteristiche dei giocatori ci possono essere soluzioni differenti. Per Juric parlano i risultati che ha fatto e il fatto di far crescere molto i giocatori. Chiede tanto alla squadra, affrontarlo è sempre difficile. Al momento non ci sono partite da crocevia, quelle saranno forse più avanti, e non lo è stata nemmeno quella di Sassuolo. Non si è tornati in comfort zone, ci sono partite da giocare in un modo e poi ci sono gli avversari. A Sassuolo ci sono stati degli errori che possono capitare in un'annata, ma abbiamo creato molto a Reggio Emilia, più di quella con l'Atalanta. Diverse fisiche, dovevamo defezioni e potevamo fare meglio. È un cammino che si chiuderà il 26 maggio. E l'importante è rimanere attaccati alle prime quattro e pian piano migliorare gioco, fase difensiva e gestione della partita, per arrivare alla maturità per giocare con le grandi sfide in modo diverso. Allora, questo è un po' il discorso che facevo credo nell'ultima o nella penultima conferenza, o comunque uno degli ultimi video che ho caricato. Un conto sono gli obiettivi degli allenatori,
ok? Quindi l'obiettivo che deve mettere in mostra Allegri, perché magari è quello che gli è stato chiesto dalla società come obiettivo minimo, quindi gli obiettivi societari. Dall'altra ci sono i tifosi. Cioè, se il tifoso già non ha magari un'ambizione alta, perché viene imposta questa ambizione, viene passato il messaggio rimaniamo con i piedi per terra e quindi vediamo. Poi quello che succederà magari più avanti non lo sappiamo. E poi non c'è neanche quella migliore dal punto di vista della partita, quindi della gestione della partita, di quella che sembra la squadra che deve dominare in campo, ma non dominare con il possesso palla, dominare semplicemente nel sembrare la squadra con le idee più chiare in campo, sembrare la squadra che riesce a produrre più occasioni da gol e riesce a subirne meno. È questo che deve essere la Juventus, è questo che deve essere una squadra come la Juve. Poi ci sono squadre più forti, non vincerei col Milan, il Napoli e l'Inter, perché sono più forti sulla carta e magari sono più forti anche in campo, pace. Però non possono mancare questi principi, non possono mancare queste cose. Quindi la Juve quelle robe lì le deve fare, non può essere sempre solo un dobbiamo migliorare, dobbiamo crescere, perché è il terzo anno. E mai, in nessuna fase dell'annata, né all'inizio dell'anno né alla fine dell'anno, si sono viste quelle migliorie nei due anni precedenti. E quindi bisogna farlo davvero, non solo più dirlo. Davvero, siamo arrivati a un punto che non bisogna più dirlo, bisogna farlo, ma farlo veramente. Chi giocherà nel Toro lo vedremo domani. Già faccio fatica a fare la mia di formazione. Ken sta bene e domani giocherà. Siamo dispiaciuti per non avere Chiesa e Vlahovic. Più giocatori abbiamo a disposizione, meglio è. Hanno segnato 8 gol in 2 ed eravamo contenti. Purtroppo dentro un'annata succedono queste cose. Purtroppo Vlahovic ha mal di schiena e quando recupererà lo avremo. Speriamo il prima possibile perché ne abbiamo bisogno, come di tutti gli altri. Chiese negativo la risonanza, non ha traumi muscolari. È arrivato stamattina con il fastidio di ieri. Era un po' preoccupato per via dell'infortunio dello scorso anno al ginocchio. Abbiamo parlato ed era giusto rimanere fuori. È giusto avere giocatori sani o l'allenatore va in confusione. Se Chiesa non era tranquillo è giustissimo che rimanga a casa. Assolutamente. Poi Allegri fa una disamina successiva che secondo me è super da condividere nel concetto, un pochettino meno nell'esposizione, ecco, diciamo così. E poi gli chiedono domani per la situazione in cui si è andrebbe bene anche un punto, e Allegri un po' ridendo stizzito dice, perché secondo me è iniziato qua un po' la rabbia di Allegri, anche a Bergamo non ci siamo accontentati del punto. C'è stato un momento in cui potevamo fare gol nell'arco del primo tempo, negli ultimi 20 minuti siamo stati poco convinti. Poi l'Atalanta è una squadra forte, l'ha dimostrato anche ieri in Europa vincendo Lisbona. E noi abbiamo fatto una partita importante dove abbiamo difeso bene, ma potevamo essere più cattivi in fase offensiva. Domani sarà una partita completamente diversa, con lo stadio pieno e il pubblico dovrà darci una mano. Tutti insieme affrontiamo questo percorso per poter tornare a giocare la Champions l'anno prossimo. È il derby, domani serve essere tutti pronti mentalmente, fisicamente e tecnicamente. Io credo che Allegri però non possa sorprendersi, cioè poi la stampa fa delle domande inerenti al saresti contento di un pareggio? Andrebbe bene un punto? Perché questo è il messaggio che ha passato lui stesso al termine della partita, cioè passando il messaggio che è stato un ottimo risultato non perdere comunque un punto, un ottimo risultato. È ovvio che poi il messaggio che passa è che quindi il punto va bene. Non può uno poi arrabbiarsi se la stampa fa una domanda in continuità rispetto alla mentalità che è stata proiettata proprio dallo stesso allenatore. Mi fa piacere che Allegri sia stizzito del fatto che a Bergamo la Juventus non voleva accontentarsi del punto, però questa è stata la sensazione che ha dato la squadra, la sensazione che ha dato lo stesso allenatore nel post partita, dicendo certe cose. Quindi a me fa piacere che lui si arrabbi, ma allora vuol dire che va proprio cambiata comunicazione. Perché si vede che quello che passa, quello che arriva alla stampa, ai tifosi, è esattamente quello che dice l'allenatore. Sono dei bluff, sono delle bugie, sono delle frasi di circostanza, delle frasi comode. Ora forse è ora di iniziare a parlarsi davvero e dirsi le cose come sono. Perché se poi c'è un po' di noia nel fatto che vengano recepite certe cose, è logico che vengano recepite certe cose se questa è la narrazione che viene fatta in prima persona dal mister. E poi c'è una domanda che parte male, perché parte male, c'è poco da dire, e dice, lei è preoccupato per questa catena di infortuni muscolari? E Allegri qua si arrabbia, dice, no, frena, catena, e il giornalista dice, serie, e Allegri dice, neanche. Qua c'è da evidenziare come in questa stagione la Juventus abbia avuto decisamente meno infortuni muscolari, ma voi lo ricordate l'anno scorso, ve la ricordate i primi mesi dello scorso anno? Io
Quest'anno avevo fatto anche un pochettino, come posso dire, delle gag, sussurrando al microfono, quando dicevo che effettivamente il numero di infortuni della Juventus era diminuito e lo dicevo a bassa voce per non portarsi sfortuna. Ecco, perfetto. E quindi io sono il primo a dire che gli infortuni muscolari della Juventus non sono, il punto del giorno d'oggi. E allora Allegri, secondo me, si è un po' arrabbiato per questa cosa, perché c'è stato un netto miglioramento nei numeri rispetto all'anno scorso. E allora il giornalista dice: ma certo, ci sono stati Chiesa, Vlahovic, Alexandro, Pogba. E Allegri dice: no, Pogba di che? Che problema muscolare ha avuto? Senza lasciar parlare il giornalista, è quello che vi dico, il dentro, quello che vuole dire Allegri, ok? Il concetto è super giusto, la forma no. Che problema muscolare ha avuto Pogba? Chiesa l'ho spiegato prima, forse dovrebbe tornare a scuola ad imparare l'italiano. Ci sono due cose: o parlo io male l'italiano o lei non capisce. Se no mi fate arrabbiare e sono sereno e tranquillo. Chiesa dalla risonanza non ha niente, abbiamo parlato. Se un giocatore è preoccupato non lo faccio giocare, finito. Vlahovic problema alla schiena non è muscolare. L'unico che abbiamo, Alexandro, finito. Catene non ce n'è, le catene sono quelle della bicicletta. Io qua voglio però fare una domanda da ignorante nel settore, a chi studia e lavora in queste cose, ma un problema alla schiena non è un problema muscolare, perché io soffro di problemi alla schiena e tutte le volte che mi sono fatto trattare da fisioterapisti o osteopati hanno evidenziato come c'era da lavorarci a livello muscolare e tutte le volte che in palestra riprendo a fare degli esercizi sto decisamente meglio proprio perché lavoro dal punto di vista muscolare. Quindi io sono sempre stato convinto, davvero nella mia ignoranza, che un problema alla schiena potesse essere conducibile a un problema muscolare. Ma non è una polemica, è semplicemente una precisazione, una domanda per non rimanere nella mia ignoranza. E poi dice il giornalista, c'era stato anche Ken Allegri. Ken dove? Quella è una roba vecchia di un anno, un colpo ad un osso che provoca dolore. E il giornalista dice: sì, ma questa era la premessa. Allegri dice: allora fammi le domande, non le premesse. E il giornalista dice: in una stagione senza coppe, gli infortuni. E Allegri: infortunio? Gioca un altro, finito. In 10 andiamo in campo, risolto il problema. C'è molto arrabbiato. C'è molto arrabbiato. Ripeto, tutti i concetti che ha esposto, secondo me, sono condivisibili. C'è l'unico dubbio su quello lì di Vlahovic, ma stiamo parlando comunque Vlahovic sì, Vlahovic no, problema muscolare di molti meno problemi muscolari rispetto all'avvio della scorsa stagione. Segno che si è migliorata questa roba. Non ho capito perché si sia arrabbiato così tanto, perché cioè, quante volte è capitato delle domande che magari potevano non essere. Però è strano vederlo arrabbiato per una roba del genere. Davvero, mi sono sorpreso, mi sono stupito. Poi, secondo me, non è partita bene la domanda. C'è anche da dire che lei dice: fammi le domande, non le premesse. È il primo che, quando gli fa le domande, alle domande non risponde. Quindi, da questo punto di vista, mi fa un po' ridere. Però, da sottolineare questa mancanza di tranquillità in questa risposta, in un concetto che secondo me era completamente condivisibile, quello di Allegri, e cioè: quest'anno stiamo decisamente meglio dal punto di vista degli infortuni muscolari. E poi Nicola Balicci torna su Chiesa, però Allegri ribadisce lo stesso concetto, anche se Nicola Balicci aveva fatto una domanda diversa per capire: ok, non c'entra dal punto di vista muscolare, allora perché sta a casa? E Allegri dice: Chiesa ha fatto la risonanza che è negativa, ma il dolore persiste. Giustamente, parlando con lui, non l'ho visto tranquillo. Ho preso io la decisione di tenerlo fuori. Un giocatore come Federico, preoccupato anche con una risonanza negativa, ma lui ha dolore, magari non c'è niente, non lo so, non sono un dottore, ma per far giocare magari uno con un fastidio muscolare, risonanza negativa, poi magari mi sta fuori un mese e mezzo. Abbiamo preso questa decisione, i dottori lo sanno, voglio i giocatori sani. Arriviamo alla domenica e i giocatori mezzi e mezzi non li voglio. Ripeto, dispiace non avere Chiesa Vlahovic, ma abbiamo Ken, Milik e Yildiz, che sono due, anzi, sono tre giocatori importanti. Anche Yildiz lo considero importante, anche se è un 2005. Con grande serenità giocheremo questo derby. A me non piace, i giocatori non ci sono, non possono giocare, ne parleremo quando saranno a disposizione. Però qua proprio è il discorso che faceva prima, l'anno scorso, con tanti infortuni muscolari e non ai calciatori, Allegri ha tirato fuori spesso e volentieri il fatto che mancassero dei giocatori. E quella era una roba che, ricorderete, dal punto di vista comunicativo non mi era piaciuta. Questa invece è la linea che voglio sentire. Quando ci sono delle assenze, ragazzi, capita. Cioè, le assenze, oggi c'è la Juventus, domani ce n'è un altro, magari ne ha più la Juventus nell'arco di una stagione, allora non è solo sfortuna, è anche lavoro. L'anno scorso, secondo me, non è stata solo sfortuna. Sono state mille componenti. Le hanno analizzate, le hanno migliorate. Quest'anno si va meglio e va bene. Capita oggi che purtroppo non è a disposizione comunque Chiesa Vlahovic.
impattante perché comunque Chiesa e Vlahovic sono giocatori di primissimo livello e calciatori servono, perché sennò giochiamo tutti con i calciatori che troviamo svincolati, non andiamo a fare il contratto a quel determinato calciatore perché sono tutti uguali. No, non è assolutamente così. Chiesa e Vlahovic spostano nella presenza e nell'assenza, però mi piacerebbe davvero sempre questa lettura. Non ci sono, ce ne saranno altri, anche perché ragazzi non dimentichiamoci che la Juventus ha 24 giocatori in rosa e non ha le coppe, e sono tantissimi perché sono più di due per ogni ruolo, più di due per ogni ruolo. Partita diversa da parte nostra, il derby è in casa, è con una partita migliore e servirà una partita migliore rispetto a Bergamo, soprattutto tecnicamente. Abbiamo sbagliato molti passaggi facili, nella gestione dobbiamo essere più precisi e sereni, serve una partita migliore rispetto a Bergamo. Alla Juventus, vivai o non vivai, devi puntare a vincere, perché sei sotto pressione, e questo è il bello della Juventus. Non ho un blocco di pietra, uno scalpello, perché sennò la inciderei nella roccia. Non ce l'ho. E se no questa frase la inciderei nella roccia e appenderei lì dietro, perché alla Juventus, vivai o non vivai, devi puntare a vincere, perché sei sotto pressione, quello al ballo della Juventus. E allora come può a questa frase seguire? Noi dobbiamo guardare al presente, alla partita di domani, questo campionato è l'obiettivo di entrare in Champions senza mettere limiti. Cioè, sono una al contrario dell'altra. Cioè, alla Juventus devi puntare a vincere perché sei sotto pressione, l'obiettivo è entrare in Champions. Sì, senza mettere limiti, che è giusto mettere, sono contento che Allegri stia continuando a metterlo. Però allora l'obiettivo non può essere entrare in Champions. Se la Juventus l'obiettivo è provare a vincere, puntare a vincere, neanche provare, puntare. Cioè non sto veramente capendo, mi sembra uno yo-yo. Questo discorso mi sembra uno yo-yo, che prima va su, poi va giù, poi va su, poi va giù. Non lo comprendo, sinceramente non ormai... Mi sono dato un'ubriacata di concetti che faccio fatica anch'io a leggerli, a capirli e a passarveli, detto sinceramente. Detto questo, domenica a Bergamo avevamo 10 giocatori dal 2000 al 2005. Su questo è merito di chi ha lavorato nel settore giovanile. Da chi è arrivato alla Juve da piccolo è merito di chi li ha portati lavorando bene. Credo che sia il futuro per mischiare le carte, visto che per abbassare i costi portare 2 o 3 giocatori al settore giovanile è molto importante e la Juve ha lavorato molto bene. Qua sono totalmente d'accordo. Totalmente d'accordo, perché per completare la rosa è giusto dare spazio a questi ragazzi, e nel momento di emergenza come domani mi piacerebbe tantissimo vedere Yildiz che parte titolare a discapito di Ken o Milik, perché magari sta meglio di loro fisicamente e che magari mi risolve la partita. Poi magari no, più facile che non lo faccia, non ci ha mai giocato in serie una partita di questa importanza, però è giusto perché il ragazzo ha fatto vedere di essere un giocatore interessante. E allora proviamo. Poi non è che chiedo a Yildiz di prendermi in mano la Juventus e caricarsela addosso, sarebbe credo stupido e anche fuori dal mondo. Però l'opportunità, se sta meglio di quegli altri ed è un giocatore della Juventus prima squadra, è giusto che ce l'abbia, invece che andare a prendere il, non lo so, faccio un esempio in attacco, il Simone Zaza di turno a 10 milioni di euro in compartecipazione e metterlo lì. Li risparmio e do la possibilità a un ragazzo di vedere dove può arrivare. Chiesa Vlahovic in nazionale? Non lo so, io so solo che non saranno disponibili per domani. Le nazionali non sono un problema mio, mi darebbe molto fastidio vedere Chiesa o Vlahovic in nazionale. Questo lo aggiungo io, Luca Toselli, mi darebbe molto fastidio. Se ti risparmia la Juventus per la nazionale mi darebbe molto fastidio, e spero che non sia così. Il derby è molto importante per dar seguito e vincere in casa davanti ai tifosi, anche se è complicato e difficile come tutti i derby. Bisogna fare una partita giusta sotto tutti i punti di vista, migliore rispetto a Bergamo e all'aspetto tecnico. Un trequartista invece che una punta può essere una soluzione. Yildiz è una seconda punta rispetto a Miretti, che è più un centrocampista. Concludo dicendo che domani dovrebbe tornare la curva all'Allianz Stadium. E già questa è un'ottima notizia, super positiva. E da quanto ho capito dovrebbe essere una cosa definitiva, quindi tutte le partite in casa d'ora in avanti saranno con i tifosi della Juventus, che potranno portare bandiere, sciarpe, quello che vogliono, per far casino e far tornare lo stadium il territorio in cui il nemico deve venire a conquistare e sa che sarà l'inferno. Meraviglioso, fantastico. Però ci voglio andare cauto, perché con la Lazio la curva c'era, poi non c'è stata con il Lecce, e adesso sembra che sia tornata definitivamente. Non so se è stata una strategia per far vedere alla società che c'è la differenza, non lo so. Sono felicissimo che sia
ormai è stata ufficializzata questa cosa e che quindi la curva tornerà, però prima di espormi definitivamente voglio far passare almeno 4-5 partite in casa consecutive in cui si vede veramente che è tornato tutto come prima, perché ne abbiamo bisogno, perché ce lo meritiamo, ma prima di esultare voglio vedere, pagare moneta, vedere cammello.